E penso, ragazzi, io sono CD17 e mi manca tantissimo. Oggi siamo tornati sull'ultimo episodio, non per sempre, di Formula 1 Real Talks, la mia rubrica dove parlo delle dinamiche più emozionanti avvenute nelle gare della Formula 1 Reale. Oggi puntata all'ultima tappa del Mondiale 20. 23, il GP di Abu Dhabi. Bella gara, tutto bellissimo, veramente una gara accesa, un po' noiosa, metà gara. Però tipo il primo giro io già sapevo che la Ferrari non riusciva a vincere, non perché sapevo già l'ultima, perché io me ne sono messo sì, me ne sono messa sì registrata, però io non mi guardo subito autospinta piena la gara, perché potrebbe esserci qualche penalità, quindi me la guardo subito di sera, autosprint dopo la gara. Quindi io pensavo, speravo che la Ferrari magari passasse leader, tanto poi, anche se era leader, tanto poi Verstappen dopo un giro, se non due o tre giri, l'ho già passato Charles Leclerc. Ma comunque sì, Ferrari costante come nell'ultimo Gran Premio a Las Vegas. No, a Las Vegas era l'ultimo Gran Premio, penso che sì. La Red Bull uguale anche come a Las Vegas. La Mercedes costante, dai. Comunque sì, gara accesa dall'inizio alla fine. All'inizio e alla fine, perché ok, abbiamo battaglie varie, ci stanno i primi giri, ci sono le battaglie molto belle accese. Poi verso metà gara, cioè la parte centrale di gara un po' monotona, non c'era niente di acceso, alcuni gruppetti che magari si sorpassavano uno con quell'altro, ma niente di niente. Poi ci sono i pit stop, sono sempre parte più ansiosi della gara, per quelli che sono ansiosi, perché possono essere cose sbagliate, cose non sbagliate. Alla fine la Ferrari e la Red Bull non hanno fatto nessun errore di strategia, tutte alla grande sono andate. A fine gara, quando Leclerc ha fatto passare Perez, li speravo veramente che Perez finisce secondo per far sì che la Ferrari si guadagnasse, restasse, cioè prendesse il secondo posto nella classifica costruttori. E quindi niente, io direi che possiamo pure passare ai voti di questo Gran Premio, con Super Max Verstappen vince il Gran Premio di Abu Dhabi e lo vince. È da un po' che non domina. Comunque, dopo dico. Verstappen quindi 10, Leclerc 9, Russell 8. I tre che completano il podio: Perez, Norris, Piastri, Alonso, Tsunoda, Hamilton 7, perché sono riusciti a chiudere a punti. Stroll 6, che ha preso l'ultimo punticino di spumino sulla punti. Poi andavanti con le produzioni, con fuori da zona punti abbiamo Ricciardo, con Gasly, Albon, Hülkenberg, Sargeant e Joe 5. Poi, io qua ragazzi non lo so, potrebbe essere giusto, eh. È giusto che è 18° Sainz. Però la classifica F1, quella ufficiale, lo davano ritirato, quindi io ho dato 5 barra 0, perché o 5 0, perché non si capisce se è o 5 o 0, ok, non si capisce se è 18° oppure ritirato. Quindi io a fine stagione non faccio la somma dei voti tutti qua, e qua o 5 o 0, non saprei niente come quale può essere la posizione giusta, perché
A parte che se era ultimo, cioè ritirato, lo davano 20° come posizione, invece boh. Secondo me, anche Leclerc sulle sue story, sulle sue stories ha messo P2 e P18. Qui perché sei ditissimo. Comunque 5/0. Bottas 4 e Magnussen 1. Ha fatto una gara fuori zona punti, dopo di un giro è insignificante e nulla. Quindi ragazzi, io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se questo... Ah, ecco, cosa che non vi ho detto, ragazzi, scusate. Diciamo una cosa, io dico che Verstappen è il dominatore assoluto. Potrei dire che Sargeant, dai, si merita il posto, però non so se... Cioè... È da poco che non fa vedere più Starting Grid 2020 Q4. Io non so se Sargeant lo ammette, gli hanno offerto il contratto e lui ha firmato oppure no. Però se Sargeant ha accettato, la grid di partenza sarà la stessa. Se Sargeant non ha accettato, ci sarà un punto di F2 quasi sicuramente. Alfa Romeo andrà via, quindi addio Alfa Romeo. E poi l'Alfa Tauri si chiamerà Racing Bulls. Quindi ci saranno due novità per il prossimo campionato: il format sprint che cambierà nuovamente, e le due nuove scuderie, Alfa Tauri che si chiamerà Racing Bulls, e via un po' la livrea. E poi boh, è un po' quale scuderia ci sarà al posto della Alfa Romeo Orlen. Orlen è a fatale quest'anno. Comunque, io spero Kick, cioè Alfa Romeo Kick. Quindi, ragazzi, come sempre, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, mi raccomando, bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram, chiocciola cd 17 ramasso YT official, ragazzi. Mua, e la vostra CD. Siete tutto? Beh, ragazzi, ciao!